Mi è venuto in mente, cioè diciamo la verità, come vi è venuto in mente? Ma guarda, doveva essere, tanto buonasera a tutti, siete tantissimi, fantastici. Doveva essere la colonna sonora di un film che si svolgeva a Venezia. E Venezia è barocca. Allora, il maestro Bacalov ha scritto musica barocca. Però non bastava, perché la trama del film era una trama rock. Sì, era un tizio, un suicidio su commissione. Un tizio pagava un killer per farsi uccidere. E abbiamo detto, questo è rock and roll. Allora, abbiamo mischiato la musica barocca con la musica rock e è nato il concerto grosso. Questo signore, qualche anno fa. Allora, noi siamo pronti. La serata si dividerà in due... Io devo approfittare di una cosa. Me lo permettete? Ci siamo, scusate. Non si è mai vista questa cosa, eh? Allora, la serata si divide in due parti. La prima parte verranno eseguiti il concerto grosso numero 1 e il concerto grosso numero 2. Finisce la prima parte, entra l'ospite della serata e poi proseguirà nella parte, diciamo, più rock orchestrale, pop orchestrale. Grazie della vostra buona volontà, dell'attesa. Musica per tutti. Grazie, a più tardi. Aveva tre movimenti. Il secondo movimento è l'adagio. L'adagio, i concerti grossi sono tutti di lingua inglese, di matrice shakespeariana. Questo è il famoso to die, to sleep, maybe to dream. Morire, dormire, forse sognare. Thank you.
concerto grosso numero uno aveva avuto un grande successo. Pensate, aveva venduto più di 1 milione di dischi. Allora cosa ci siamo detti? Facciamo un concerto grosso numero due. Magari vendiamo uguale. Non ha venduto così tanto, ma ha funzionato piuttosto bene. Concerto grosso numero due, come caratteristica c'erano i fiati e i primi sintetizzatori. Sono di nuovo 3 movimenti di tipo classico, più un quarto movimento anomalo di cui parleremo alla fine. Eccomi. Un po' di vento non fa male. Secondo movimento del concerto grosso numero 2.
terzo tempo. Grazie.
Adesso non dovrei parlare io, dovrebbe arrivare il bravo presentatore. Devo dire, capisco che il passaggio di là è difficile perché siamo veramente in tanti sul palco, però in tanti sono tutti bravi, 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 veramente. Perché è un percorso a ostacoli meraviglioso tra musicisti che però ci consente di arrivare qui sempre molto molto emozionati. Complimenti Vittorio Descalzi, che poi torna con noi tra poco. Lo ritroveremo tra pochissimo. È il momento dell'ospite della serata. Sapete che il Blue Bar, oltre a fornire ore di musica, così ci regala. Buonasera a tutti. Magico canto e sull'altare.
cadena ritorna a sognare. La lunga vestaglia di un volto di notte, i raggi di luna sui folti capelli, la statua di cera s'allunga tra i fiori, folletti gelosi la stanno a spiare. Un'ombra furtiva si stacca dal muro, nel gioco di bimba si perde una donna. Un grido mattino in mezzo alla strada, un uomo di pezza in foca il suo sangue, con voce smarrita per sempre di te. Un'orchestra meravigliosa del nostro carissimo maestro. Grazie. Quindi le prossime due canzoni le facciamo, siccome sono delle canzoni un attimino più rockeggianti, diciamo, le facciamo con praticamente la base ritmica e semplicemente, ecco. Thank you.
sei sola. Un po' una specie di biglietto da visita delle orme, si chiama Sguardo verso il cielo.
grazie. A questo punto io vorrei questa sera avere, è già un piacere essere qui davanti a questo pubblico meraviglioso eccetera, però c'è un piacere in più che vorrei avere questa sera, cantare assieme a un mio vecchio caro amico degli anni che furono e che abbiamo sentito prima, Vittorio De Scalzi, eccolo qua. Sì, poi lui ha scritto una canzone che io non so cosa avrei pagato per averla scritta io. Si chiama? Si chiama Miniera. E tra l'altro è molto legato a questa città, a questi posti dove so che Marcinella ha avuto molte vittime di qua praticamente. E io vi devo dire che questa canzone l'ho scritta pensando proprio a quello che era successo. E purtroppo ancora una cosa, che nonostante gli anni che passano, continuano a succedere cose del genere. Vabbè, noi le cantiamo per alleggerire un po' questa attenzione. Oh, mi raccomando, non l'abbia provata, ma tanto noi andiamo, però andiamo. Sera come tale.
sono passati. Io adesso vorrei una chitarra, se mi arriva qua una chitarra sarei felice. Bravo! Grazie, sono fiducia di quello che sto per fare. Sto facendo una canzone dei New Trolls molto lontana nel tempo, non lontana come una miniera, ma degli anni 70. Una canzone che io vorrei dedicare al mio amico Giorgio D'Adamo, che purtroppo non è più con noi, è andato a raggiungere Fabrizio De André. Sentire un concerto scordato, no? Ma più o meno ci vorrebbe la chitarra primo amore, sapete com'è? Perché non si scorda mai. La battutaccia, dopo questo è anche andata. Questa canzone da sole, nessuno l'ha scritta, le parole, l'ho scritta io, ma scrivere le parole ha fatto il mio amico Giorgio D'Adamo. Eravamo giovani, ma già cantavamo una canzone che dice che 20 anni sembravano tanti. Thank you.
pensate, abbiamo partecipato al Festival di Sanremo ben 7 volte. Ne fosse andata bene una. Ci siamo sempre dannati per arrivare in finale, quello ce l'abbiamo sempre fatta, siamo arrivati in finale. E poi in finale, insomma, parti basse della classifica. Però c'è una canzone, che è quella che sto per fare, che mi riempie d'orgoglio. Ho scritto una canzone insieme a uno dei grandi cantautori della storia della musica genovese. Genova, terra dei cantautori, io vengo da lì. Lui ha scritto fra le più belle canzoni degli anni 60, era uno all'antica. Si chiama Umberto Bindi. Io gli dedicherei un grande applauso, ha scritto veramente delle canzoni meravigliose. Questa canzone l'abbiamo scritta insieme e le parole invece l'ha scritto un altro grande amico nostro che si chiama Renato Zero. Siamo arrivati in finale e lì bastava girare la classifica dall'altra parte e noi avremmo vinto il Festival di Sanremo. A volte è solo questione di punti di vista. La canzone si chiama Lenchi. Letti di avvenimenti, di battaglie, voglie e doglie, letti che sanno tutto ormai, di vite maltrattate, di tragiche nottate, letti che non ti spieghi mai. Se vuoi conoscere chi sei, se vuoi sedurre a letto coi pensieri e l'alba che li guarirà, gli errori tuoi finiti amori, è lì che si scatena. Riscolando il sole.
di andare al festival di Sanremo da solo, non con il Newton, ma come autore. E lì mi è andata bene, sono arrivato terzo. Ho scritto una canzone per, ve lo ricordate, Drupi, che viene dopo domani. Ah, fantastico, per cui quando arriva Drupi me lo salutate. E gli dite che abbiamo fatto la canzone che ha scritto Vittorio Descalzi. Siamo arrivati terzi, c'è un amico di Drupi forse laggiù. Allora, la canzone si chiama Soli, e fa così, c'è un'introduzione giustamente. Soli e non si canta più, qualcuno prende il volo e qualcun altro cade giù, ma in una notte come questa è facile sbagliare, meglio aprire un'altra porta e non pensarci più. Se a qualche artista piace la mia canzone, ci mettiamo d'accordo e io gliela do. No? Però prima di tutto lo scrivo per me. Questa canzone l'ho scritta per Anna Oxa. Strano, che non mi ascolti più.
passo dentro un sacco su di me. Parli spesso dentro il cuore come sei, parlami se vuoi e ascoltami se vuoi. C'è qualche cosa che mi brucia dentro, che mi butta via e che non sa. Cioè in questa lunga storia degli drosti, di suono, di aneddoti, sto per scrivere un libro, anzi lo sto scrivendo, e non finisco mai di scrivere aneddoti. Non mi ricordo la data esatta, ma quel Pippo Baudo che ricorre spesso nella storia degli italiani e nella storia degli drosti, aveva invitato i New Drolls a una delle sue tante puntate di Fantastico, vi ricordate Fantastico? Era una delle prime, e ha detto:
volete venire in trasmissione? Noi abbiamo detto, ma certamente, ma non potete cantare una vostra canzone. Allora noi abbiamo detto, cosa veniamo a fare? Ci ha spiegato che in quella puntata ogni artista doveva reinterpretare la canzone di un altro. Noi ci siamo un po' guardati in giro e abbiamo detto, abbiamo trovato una canzone che ancora oggi ci piace tantissimo. È una canzone di Claudio Baglioni che si chiama Poster. L'abbiamo presa e l'abbiamo trasformata completamente. Adesso, stasera abbiamo, io vorrei, il trio Incantus con Nicola Napolitano, io, e vorrei dedicargli un applauso, hanno delle voci meravigliose. Ne approfitto della loro presenza per fare questa versione neutralsiana di Poster di Claudio Baglioni. Passate quanta
seduto sopra una panchina fredda. Bisogno di una chitarra, perché devo fare una canzone che io ho scritto insieme a Lucio Dalla, in realtà con i New Trolls, non so io. Ecco la chitarra. Ah sì? Allora ho dimenticato, va bene, allora ho sbagliato, la facciamo dopo questa. Ne abbiamo una in più, va bene, c'è una canzone in più. La canzone che è la seconda volta che la faccio, per cui sono abbastanza emozionato. Di solito la faccio in inglese, fa parte di un album che ho fatto con i New Trolls che si chiama The Seven Seasons, cioè le sette stagioni, che non sono certo le stagioni del tempo meteorologico perché sono solo quattro. Queste stagioni sono le stagioni dei sentimenti, le stagioni del cuore. In una di queste stagioni c'è una canzone che si chiama So che ci sei. Thank you.
Per un attimo ho creduto fosse il rumore dell'applauso, ho detto accidenti, che applauso. Bisogno di una chitarra e grazie. Una canzone, vi dicevo prima, quando ho sbagliato, che ho scritto insieme a Lucio Dalla. E Lucio Dalla, beh, è chiaro che uno dei nostri più grandi autori italiani. Una canzone speciale, naturalmente, con i New Trolls. Lucio Dalla aveva detto che lui avrebbe voluto nascere a Napoli, era un suo desiderio. E insieme abbiamo scritto una canzone che si chiama Domenica di Napoli. Saluta il crocifisso e dopo al santo dei miracoli.
quanti vanno fuori. E la luna resta scena al posto dei televisori. Quella stessa luna, quella che truccava le canzoni, si spoglia su un battello di turisti che ancora vanno in estasi. Domenica qualcuno che me la tenga. Grazie maestro, è un onore. Allora, adesso facciamo la canzone degli fine anni 70 in una versione molto lenta, quasi cantautorale, diversa dall'originale. È una canzone che parla di una stella. Sì, quella lì. Una canzone che parla di una stella, è una stella che si chiama Aldebaran. Alle Marana,
certe canzoni con un'orchestra alle spalle mi emozionano da solo. Adesso questa è tosta. È una canzone che parla, è il famoso quarto movimento anomalo del concerto grosso numero 2, di cui vi parlavo, è metà in inglese e metà in francese. Parla dell'arrivo del Re Sole in un paesino della Francia. E noi abbiamo cercato con i New Trolls, usando il calamburi, i giochi di parole e i giochi vocali, di rendere l'idea di questi contadini che stanno aspettando l'arrivo del Re Sole dalla collina. Titolo Le Roi Soleil. Thank you.
Grazie. Devo dire che nonostante gli anni che passano, gli applausi non ci si fa mai l'abitudine, scaldano sempre il cuore, grazie. Dovrei suonarla con la chitarra, però visto che sono già seduto. Questa canzone è una canzone che io, so come dire, mi fai fare una cosina proprio, che io, verso la quale ho sviluppato un sentimento di amore e odio. Perché quando le canzoni hanno troppo successo, no? Hanno troppo successo, non ti appartengono più. E sono degli altri, che ti fa anche piacere. Ma puntualmente capita che ti invitano a cena i tuoi amici e spunta sempre magicamente una cavolo di chitarra e ti dicono dai quella lì due note, però me le suoni. E tu dici vabbè la faccio, ma non finisce lì, perché mentre la fai loro cantano fortissimo e male, molto male. Allora tu dici vabbè l'ho fatto. Allora io, attenzione, perché noi la facciamo lo stesso perché siamo qui per questo, però per favore faccio la prova numero uno da solo, eh. Questo è sbagliato, per sé questo non so più il sapore che è un po' violenta, più morbida. Prova numero due. Non so più il sapore che ha. Vedi come funziona. Quella speranza che sentivo nascere in me. Perfetto, hanno vinto. Allora, la facciamo tutta intera. Con grande piacere. Sentivo le luci,
lavoro e alla sera. Le mie reni non cantano, tu mi hai dato il profumo dei fiori, le farfalle, i colori e le labbra di Esther create da te, quei suoi occhi incredibili solo per me. Ma c'è una cosa, mio signore, che non va. Io che lavoro da Lancaster a 30 miglia dalla città, io nel tuo giorno sono stanco, sono stanco come non mai. E 30 miglia più 30 miglia sono tante a piedi, lo sai. Tu lo ricordi, signore? Non ha la bicicletta? Nel tuo giorno le rondini cantano, la tua gloria nei cieli. Solo io sono triste, oh signore, la tua casa è lontana. Devo stare sul prato a parlarti di me, e tu sai che io soffro lontano da te. Ma tu sei buono fra gli amici che tu hai, una bicicletta per il tuo Irish certamente la troverai. Anche se è vecchia non importa, anche se è vecchia mandala a me, che mi porti nei tuoi giorni, mio signore, fino a te. Signore, io sono Irish, quello che verrà da te è bicicletta. Io direi che questo era già un piccolo bis, ma che bis sarebbe se non suonassimo due volte la stessa canzone? Allora io vorrei invitare il maestro Quadrini, siccome il tema della... facciamo la danza del concerto grosso. Come? Sì! Col violino, chiamiamo il violino, giusto. L'adagio del concerto grosso ha bisogno del primo violino, che adesso non so se è ancora in giro, ma... E che dire, è uno dei pezzi che mi è rimasto più nel cuore, come miniera, come signore io sono Irish. Tra l'altro, signore io sono Irish, il testo l'ha scritto Fabrizio De André. Io avevo 18 anni. L'adagio dal concerto grosso numero 2, visto che il tema della serata è il concerto grosso. Siamo pronti? Il microfono questa volta è bello acceso e sentiamo, fai prova.